Carta, questo Day 1A del VPT National qua a Venezia. Oggi ti abbiamo visto come sempre concentrata in un tavolo, peraltro anche decisamente abbastanza difficile, no? Com'è andata questa tua giornata? Guarda, il tavolo era abbastanza difficile, come hai detto tu, c'erano parecchi giocatori che conoscevo, c'era Bucon, c'era Mazzia, c'era Trevisani, Bendinelli che è uscito abbastanza presto e quindi insomma dava del filo da torcere. Infatti pronti via, scendo subito a 10. Bene. Poi risalgo a 50 senza showdown e ho chiuso 37. Però io dico sempre che i tornei non si vincono al day 1, anzi solitamente... Non diciamolo però a Giorizzi. Io non dico a Giorizzi, però io tipo... Ovvio. Tifiamo anche per Giorizzi, certo. Chiaramente, no. Ascolti una cosa, la tua giornata di oggi è stata, come dicevi tu, abbastanza solida, nonostante il tavolo difficile. Hai visto carte, non hai visto carte, ti sei inventata qualche cosa? Guarda, in verità ho visto molte carte all'inizio e sono state quelle con cui ho perso un sacco di fish. E ho fatto molto più profitto con mani speculative, quindi vabbè, non ho giocato al meglio, perché comunque ho perso tanto valore che potevo prendere... In parecchi spot potevo valiubettare un po' di più e quindi avere più fish, quindi non sono contentissima della mia giornata. Quindi aver chiuso così sono già contenta, sì. Parliamo anche un attimo di questo mega festival, che tra l'altro una lunga weekendone che poi si protrarrà anche dopo. Cosa ne pensi, come mi racconti, come lo stai vivendo? È insomma una tappa importante, no, della stagione di GD. Allora, io sono arrivata qua dopo un periodo di sosta da live e online di circa quasi un mesetto ormai, cioè quasi circa un mesetto, quindi sono arrivata qui bella carica, con voglia di fare, poi in più ci siamo trovati questa bellissima giornata, e speriamo veramente che sia una cosa positiva. È bello vedere che è arrivata tanta gente, ci sono dei bei nomi, il field è molto interessante e quindi la vedo bene. Cavolo, oggi era solo day 1 e abbiamo già visto tante belle cose. Sì, e tanti ne ho visti già arrivare in giornata, io ti faccio tanti in bocca al lupo, ci vediamo quindi tra un giorno e mezzo. Sicuramente all'inizio sì. Grazie Carlo. Ciao. Grazie mille, sai Carlo.